io ho questo stile qua. Oggi stiamo in giro assieme tutto il giorno, come se non avessimo nessuno intorno. Con gli occhi ti portiamo e tu mi ami, e il resto si fotte, parleranno sempre. Io ho la testa calda, tu hai la testa calda. È più bella, Vico. Va sull'F sharp. Vabbè, adesso c'è da morire perché bisogna fare l'auto, bisogna fare cosa? Bisogna fare il ritornello. No, ma prima facciamo. No, finiamo le strofe prima. Sì. Tu hai altre strofe su questa pezzo? Su questo pezzo? No. Se volete faccio lo special. Tre ore. Niente, viene quasi. Facciamolo dopo, anche lo special insieme dopo il ritornello. Era un disastro fino da ragazzino, a scuola al mattino con già in bocca lo spino. Poi cresciuto coi ragazzi al parco, non immaginavo affatto i paparazzi al parco. Ma pensavo a fare feste su feste, col tempo si sono bruciate teste su teste. E riguardo alle tipe, ne ho collezionate mille come paia di sneakers. Abituati a dire non ho nulla tenente, resto sempre in giro con chi è nulla tenente. Tutta la mia gente ha più di un precedente, voglio te ma so che hai più di un pretendente. Tecnicamente stiamo allineando la voce con la melodia del pezzo. E qui c'è Marco che è l'assistente di studio e Saverio che è... Marco, ingegnere di studio. Ingegnere di studio e Saverio che è il boss. Ma ingegnere! Non lo so. E niente, la cosa che è proprio super tecnica. Stiamo facendo un lavoro su con Melodyne, che è questo plugin che sistema le voci perfettamente. Comunque questo qua, raga, è una parte di ritornello che... che prepara quello che viene dopo, che è, che è la vera bomba. Però è più semplice. Che poi basta intonare un attimo ed è fatto un secondo. Che sono un bastardo. Non so, una roba che ci sta meglio col sax. Stiamo arrangiando bene la base, perché il ritornello diciamo che è abbastanza melodico. E quindi, siccome non abbiamo idea di come fare la melodia del ritornello, ci stiamo arrangiando per capire bene come fare. Le strofe sono già registrate, una volta che il maestro Don John farà, metterà bene a posto la melodia, saremo pronti per fare anche il ritornello, il bridge e a chiudere il lavoro. Cioè solo questa parte che ho fatto adesso. Ok. Tieni la parte che provo a farne un'altra. Ok. Cioè sotto non lo vuoi sentire. Fatta la cazzo to, Mergle e Serpente. Vai, due misure prima di quella. Amo e mi ami, ti amo e mi ami. Che tu mi ami e ti amo. Okay. Mi ami e ti amo. Ti ami e ti amo. Era un disastro. Posso fare? Mi ami e ti l'amo. A Milano ti l'amo. Il nostro obiettivo è di incidere qua a Los Angeles, tornare in Italia con una 10 brani. Sarà impossibile, torneremo però con 7-8. Speriamo. Comunque insomma sono soddisfatti, quindi il top sarebbe tornare in Italia ed avere appunto, come dire, il corpo del disco. Sì, abbiamo sentito la pressione forse dal momento in cui abbiamo deciso di iniziare un album nuovo, però quando siamo tornati in studio abbiamo capito subito che avremmo potuto fare un ritorno alla grande, visto i primi pezzi, le prime tracce che abbiamo registrato, che comunque sono dei papabili singoli, quindi e sono venuti comunque in fretta. Cioè le prime tracce che abbiamo registrato e prodotto sono stati le più, fino adesso sono le più forti, quindi diciamo che la tensione si è subito smorzata, anzi sentiamo proprio che questo sarà forse uno dei nostri dischi più potenti. Hey, what's up? Club Doggo video shoot weekend. Weekend in LA, California. Ciao. Adesso è il momento del shooting del video di Weekend, che ovviamente è un titolo ancora provvisorio come tutti gli altri titoli. Abbiamo girato una scena con Guerpec in piscina e Joe qua. Io sono stato più fortunato di tutti perché il regista multiplatino Marco mi ha sistemato lì. Ok, pronti? Perché lui è in piscina, lui pure, io sono qua tipo ai domiciliari. Mazza, sta smazzando. Poi te la faccio vedere e ti piacerà. Sono vestito da push. Sì, già, te dice anche la canzone. Pronti? Motore, speed, camera. Speed. And 3, 2, 1. Let it. Se ostile le abbiamo, passami il top.
sempre qui in mano. Testa a canna e partiamo via. Non sono un finto G, no. Sono un azzarro vero. Moto e casco nero, zio bando nero. Scaldo il mic tipo nicotina, microclima. Questo weekend faccio cagare fra come quello prima. Ricordo solo che eri bionda con lo chatouche. Io ero vestito come sempre fra come un pusher. Il mio motto è sempre l'ultimo, poi me ne vado. Poi mi sveglio a testa in giù vestito. Sì, diciamo che siamo sempre andati a New York a lavorare di cioè l'ultimo disco specialmente abbiamo fatto il mix e il master a New York, che è una città in cui siamo stati molto sia per lavoro che per piacere, quindi conoscevamo già molto bene. L'idea di cambiare è stata vincente anche perché California si sta molto meglio a livello di clima e tutto quanto, la vita è più serena, è più tranquilla. Oh, this smells good. Yeah, the pool's warm, right? Passami dove, chiamami bombe, passami dove. Cosimo, vai in seconda posizione, gentilmente. Qual è la posizione? Lì in fronte così, aspetta, ok? I like this. Yeah, right? Yes, of course. Then you keep this shutter for... Liscio sopra sti fashion blogger. Queste bitches vogliono la mia bacchetta magica come Harry Potter. E risvegliarsi in hangover sopra un Range Rover. Nuovo flow, uomo Vogue sulla cover. Tu ama ancora la canta. Quello che accade qua a Los Angeles in questo momento preciso è veramente il ritorno alla West Coast. Noi siamo qua proprio a pennello. Infatti abbiamo sentito comunque nelle radio, nelle stazioni radiofoniche, comunque già lo sentivamo in Italia comunque ascoltando i pop, che c'è un veramente un forte ritorno alla West Coast. Supereroi, playboy, Bruce Wayne, ti bombardo Hussein, heavy metal Mustang, da Milano a LA, in 10 sopra il pizzo. Very nice. Alright. Alright, you got some stuff, man. Everybody out of the pool. Dove andiamo questo weekend? Stiamo quasi finendo la scena in piscina e adesso dopo questa indigestione di belle ragazze gireremo un paio di scene all'interno, poi andiamo a girare nel famoso party bus e vedremo cosa succederà. I want to do one shot from the party bus of the monkey walking on the sidewalk. Il bando playback ma solo per la musica. Ok, nice. Some little fog, please. Little fog. Passami dompe, chiamami bombe. Passami dompe. Stiamo girando la parte del video sul party bus, enorme. C'è un sacco di ragazzi che sono ready. Le stesse della scena in piscina. Hey, Matt. Yeah. Niente, adesso divertiamo dentro, balla, si beve. Weekend. Ok, you just enter the bathroom and say action. Don't look at the camera, please. Never, for any reason. Ready? Hey, action! Dove si va? Dove si va? Questa sera mi bomber, passami il dompe. Yeah, bravi! Siamo all'osservatorio sulla collina di Hollywood perché stiamo per scattare delle foto promozionali e questo tempo di merda diciamo che non aiuta, però ce la metteremo tutta. And then stay looking this way. Yeah. Cool. Look off that way now. That's cool. Qua c'è gente che si fa il percorso, va giù fino giù. Io l'ho fatto. Il canyon? No. Sì, sì, l'ho fatto. Tutto. Come? Electro-boogie. Stiamo facendo un photoshoot, non sappiamo ancora che destino avrà, se sarà dentro l'album o semplicemente promozionale con un fotografo che spacca di LA e
andiamo avanti, siamo molto felici di essere qui, insomma c'è tutta l'aria di spaccare. What's your name? Joe. Joe? Joe. Thank you so much. And you're a big person? Sorry? Are you like sing? Yeah. What's your name so we can search you? Club Dogo. Club Dogo. Right. Thank you so much. Thank bye. You. Bye bye. You're famous. You see who's looking at me now? Look right there. And then John, bring it in right here. Siamo qua a Molfetta, fuori da casa di Jacopo, e adesso mangiamo un paio di cozze crude. Un piatto di riso, patate e cozze. Cozze. Allora, siamo sempre a Los Angeles, ovviamente, non so, al quartiere, credo intorno sempre a Hollywood. E stiamo facendo uno shooting con le classiche palme californiane, così facciamo vedere che ce l'abbiamo fatta. Here we go, and then come up here. Perfect. Okay, right there, stop. And then everybody get shoulder to shoulder like that again. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. Set, set. Yeah. Yeah, yeah. Set, set. Figa, abbiamo proprio sbagliato paese. Che cazzo. Oh, this is so fucking rad. Cool, right? Oh, really cool, man. And then see here. Che storia. Ah, che stile. Cause I'm trying different films with it too, like making doing weird shit to the film. So yes. it'll be worth it. Some of it you never know if it works. Yeah. Chiaramente, visto il contesto, è molto più facile creare una situazione di lavoro di questo tipo, ovvero dove diciamo che sul posto, vabbè, siamo venuti con dei provini, però modifichiamo i provini, abbiamo scritto delle cose nuove direttamente, cioè ex novo, registriamo, lavoriamo alle basi e realizziamo anche dei videoclip, ad esempio come stiamo facendo oggi. Abbiamo fatto un servizio fotografico con un fotografo di LA, molto molto bravo, quindi insomma stiamo ottimizzando tutto, però anche comunque sciallati, nel senso andando in giro vedendo un po' di cose. Stiamo per girare un video di un pezzo senza titolo. Però soldi così non lo so, è brutto. Un depositare. Nome che non c'entra niente. Viva i soldi! No, un nome che non c'entra niente con la canzone. Ma perché? Perché così si fanno i veri figli. Ah sì? Ok. Però si chiama Alberto il pezzo. Stiamo per girare il video di Alberto. Anche il cognome. Di Alberto Giussano. Alberto Soldi. Alberto Soldi. Oh, Alberto Soldi. Zio, soldi però. Scusami, chiamiamolo Corietta Berti. Alberto Soldi. Green situation. Yeah. And you want to be in the exact same time? Like one keep going for lane. Vorrei raccontarti quello che ancora non sai. Regalarti quello che ancora non hai. Oggi, ieri, siamo ancora in mezzo ai guai. E più soldi sono, più problemi hai. Cercavamo l'oro come nel Klondike. Pensavamo no di non farcela mai. Love it, Lance. I don't know if this was a good one or not. Oh, love it! Oh yeah, see what you mean with the arms. See. Yeah. Down a bit? Yeah, that's the way. Yeah. 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 Yeah, it is. Adesso siamo al volante di una mega Impala, che è un po' il singolo della West Coast. Speriamo che non ci si impali. Fammi toccare una portarella. E
stiamo girando il video di questo pezzo che ancora non sappiamo come si chiamerà. Indicativamente si chiama Soldi, ma potrebbe cambiare titolo da un momento all'altro. Sono le più o meno, che ore sono? Le 8 di sera. Gireremo per gran parte della notte e quindi insomma bisogna stare svegli, bisogna stare un po' atto. Lancio, ci faccio degli origami, portami rispetto e un caffè corretto, zero ascensore. Hi, I'm Brianna Garcia, I'm playing an angel in this music video we're shooting right now on Hollywood Boulevard, and this is my outfit. Regalarti quello che ancora non hai, oggi, ieri siamo ancora in mezzo ai guai, e più soldi sono più problemi hai, cercavamo l'oro come nel condai, pensavamo no di non farcela mai. Che bestia sta camera, buona. La bomba, però è pesante, dico. Questa la Canon che era una così, è proprio pesante. Il mondo, ma non c'era niente che potessi darti. Per farlo ho dovuto sporcarmi, tanto che tu non riuscivi a guardarmi. Beh, mica raga, l'immagine è paura, te lo dico per il cazzo. O te lo dico che te lo dico. Te lo dico. Mica te lo dico che parola, parola. Te lo giuro sul Parco Sempione, zona Baracchino. Dietro tutto questo che ho lasciato indietro, chi correva assieme a me. Se avessi dovuto comprare la vita che vivo, l'amore saprebbe di niente, il successo mi farebbe schifo. I soldi non mi daranno indietro l'ultima volta che hai riso. L'oro del mondo non fonde per fare le chiavi del paradiso. Schiacciami col tacco 12, spezza le carte di codici, torniamo quelli che eravamo e se non... My name is Victoria and I am playing the stewardess on music video today. Lasciami dire che ti amo, poi tappami dentro una bara di soldi però con la tua foto in mano. Vorrei raccontarti quello che ancora non sai, regalarti quello che ancora non sai. Io vorrei avere tutte e tre, sia qua che là, per fare un montaggio. Com'è un video molto... Un video che si basa su pochi elementi. Su pochi elementi se non... Che però il montaggio... Se non varia un po'. It's pretty interesting, I feel a bit like Batman. Andiamo a casa un po' di Jake. Sì, fluido, eh? Ready and action! Più soldi sono, più problemi hai. Di quanto? A Los Angeles earthquake today. Già struck out in California. Vediamo quanto è il grado. Per me è una bella stecca. Non ti dico, secondo me è 4 almeno. Io mi sono cagato in almeno 4. Dunque, in sostanza sono le 6:42 del mattino. Stiamo fumando una sigaretta. Non perché abbiamo fatto la nottata. Abbiamo fatto serata, purtroppo. Ma perché stavamo bellamente dormendo ed è venuto un terremoto della Madonna. Ma normale, della Madonna. Secondo me guarda bene, che secondo me è 4-5. Siamo tutti scappati in corridoio e ci siamo ritrovati. Io stavo dormendo, ho sentito e poi ho sentito Vigo! E ho capito che io mi sono cagato in mano. Non avevo l'allucinazione, ci siamo un po' cagati in mano. Fai la barba come lui. Posso farmi un altro colore? Cazzo, è bello sto coso, eh? Questo è di...
Qual è l'artista che ha disegnato questo? Baschi, no, chi è che ha disegnato questo? Sto cazzo, esatto. Forse. Lo riconosco, riconosco. Non è Baschi. Lasci mai, e penso che sei tu che hai scelto me. Mi hai preso tutti i sogni e tutto il cash, e non vuoi lasciarmi andare, non vuoi lasciarmi andare via fino alla fine.